Nella chiesa dell'Immacolata, nel centro storico di Maratea, si è tenuto il concerto degli allievi del terzo Music Workshop Maratea 2017, presentato dall'associazione culturale italo-svedese Neuma e tenuto dai maestri Magnus Andersson, Carlo Bruno, Martin Falk e Luca Scalisi. Direttore artistico il maestro Carlo Bruno. Giovani musicisti giunti a Maratea da tante parti del mondo che con la chitarra hanno fatto tutto quanto possibile fare con questo strumento versatile e straordinario. Sì, ma la chitarra è un strumento con una storia ricchissima, è anche uno strumento amato del popolo, tutto il mondo suonano certo. La chitarra, è un strumento, uno degli strumenti più suonato, usato da tutta la musica. È anche un strumento che usa fra musica popolare, musica di rock, jazz e anche, come abbiamo sentito questa sera, anche musica colta, certo. Musica anche dell'avanguardia con le espressioni più complessi. Con la chitarra si può fare quasi tutto. Come mai siete arrivati proprio qui nella nostra città? È strano, io ho una storia abbastanza vecchia con Maratea, perché sono venuto in 1992 o 91, nei primi anni degli anni 90, a un festival a Lago Negro, sì. Che è vicino, dove era un festival. Io, quando avevo il tempo libero a Lago Negro del festival, sono venuto qui a Maratea per vedere e per visitare anche il mare. Certo. Ho piaciuto già in quell'epoca tantissimo. E per caso ho fatto un concerto a Roma in 2010, a Roma per la Nuova Consonanza, e in pubblico era maestro Carlo Bruno, che è venuto a me dopo il concerto e mi diceva che sta trasferendo a Stoccolma e voleva sapere la possibilità e come di fare, com'era la vita musicale in Stoccolma. E così abbiamo cominciato ad essere amici. Bene. E dopo, tra sua moglie Pia e suo genitore, che hanno una pensione, certo, la famiglia Rivetti, famiglia Rivetti, lui ha fatto questa iniziativa, Carlo Bruno, di qui in Italia, Maratea, cominciare un corso per i giovani chitarristi. Bene. E così è cominciato. È sempre di un'iniziativa di una bella persona che fa queste cose. E abbiamo ascoltato ragazzi bravissimi che arrivano da tante parti del mondo. Quello più lontano è certamente il ragazzo che ha studiato con me a Stoccolma, sì. Privatamente. E dopo ho detto, allora io vado a un bellissimo posto in Italia. E lui ama l'Italia, perché ha studiato con me a San Marino, un corso che ho fatto a San Marino l'anno scorso. E lui diceva, allora vengo con te a Maratea. E questo è, lui è da Montevideo, ha già finito il conservatorio, è più o meno un professionista già. Certo. Ma questa è la bellezza del corso, che abbiamo un ragazzo come Gabriele che ha suonato, che ha 11 anni, fino alle ragazze degli anni, diciamo, 23-24, che hanno finito la conservatorio, certo. E così diventa un ambiente molto generoso, caloroso. E noi li stiamo guardando mentre lei parla, maestro. Intanto grazie, davvero grazie per questa bellissima serata. Speriamo di rivederci a questo punto l'anno prossimo. Spero anche. Benissimo, sì, grazie ancora maestro, grazie. Grazie a lei.